Venerdì sera alle Terme Tettuccio di Montecatini, due giorni prima, Roma, poi Forte dei Marmi, Firenze e infine Napoli. Sono le tappe che contraddistinguono il tour del senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in occasione della presentazione del suo ultimo libro, La mossa del cavallo. Un libro che è un vero e proprio manifesto programmatico che l'ex premier ha diviso in punti e temi precisi. Un'Europa dei popoli e non dei burocrati, il lavoro, la riforma della giustizia e dello Stato e poi l'istruzione, la sanità, da ripensare completamente nel loro impianto. Ma il tema centrale che Renzi ha voluto sottolineare, caro al territorio della provincia di Pistoia, è quello del florovivaismo, ovvero l'utilizzo di 400 milioni di euro per promuovere la decontribuzione del settore. È di oggi la notizia che la ministra Bellanova ha formulato un emendamento, ha riformulato un emendamento molto importante per consentire alle aziende del florovivaismo, ma anche dell'agriturismo, che è una cosa importante in Toscana, di accedere al fondo che è stanziato presso il Ministero delle Politiche Agricole per 400 milioni di euro per andare alla decontribuzione sul 2020. Questo vuol dire sostanzialmente di non far pagare i contributi alle aziende del florovivaismo e dell'agriturismo. Noi speriamo e siamo convinti che si possa arrivare, che tutta la maggioranza sosterrà lo sforzo del ministro Bellanova in questa direzione. Renzi, in poco più di un'ora e mezzo di intervento dal piccolo palco allestito all'interno delle Terme Tettuccio, ha affrontato diversi temi fra i quali le prossime consultazioni regionali, per le quali l'ex premier si è detto convinto che Italia Viva sarà decisiva. Parola infine anche per Matteo Salvini. La pandemia, ha detto Renzi, ha dimostrato come l'internazionale sovranista abbia fallito. Con Matteo Salvini, capo del governo, l'Italia oggi sarebbe stata tale e quale al Brasile di Bolsonaro. Cosa sarebbe successo se PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Leo non avessero dato vita al governo Conte? Alle elezioni, dice Renzi, avremmo avuto un presidente della Repubblica no euro e 5 anni di governo di centrodestra. A me dicono che...